Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Eccoci qui, finalmente tornati. E oggi, come avete visto dal titolo, siamo con un nuovissimo episodio della serie sulla mia Stationery Collection. In particolare vi farò vedere tuttissime le mie brush pens. Spero che questo episodio vi possa piacere perché spessissimo anche mi chiedete consigli sulle brush pen, quali usare, quali uso, dove trovarle, eccetera. E quindi oggi vi dirò proprio tutto nel dettaglio. Prima di cominciare ci tengo a specificare un paio di cosine, ovvero che tutte queste cose intanto che state per vedere ovviamente non le ho prese tutte in una volta, ma le ho accumulate nel corso del tempo, se non di anni. E in più molte cose mi sono arrivate anche come collaborazioni. Quindi diciamo che, dato che le penne e tutte queste cose, insomma, non scadono, quindi penne, evidenziatori, brush pen, insomma, tutte queste categorie sono cose che non scadono e finché non si scaricano o non finiscono, le posso usare. Ed in più, che se vedete che in queste intro sono vestita allo stesso modo, è semplicemente per il fatto che le ho fatte tutte lo stesso giorno. Comunque, detto questo, mi raccomando, seguitemi su Instagram che trovate qua sotto in descrizione per non perdervi tutti gli aggiornamenti sulla serie. Soprattutto anche tutte le specifiche, quindi quando usciranno gli episodi, se usciranno anche altri video, eccetera. Inoltre, qua sotto in descrizione, oltre che al link di Instagram, appunto, come vi stavo dicendo, troverete anche altri vari link utili, ad esempio le mie liste Amazon, dove potete trovare molte cose che vedrete in questo video, e anche Stationery Pal, dove potete trovare anche qui molte cose che menziono in questo video. E vi ricordo che con Stationery Pal, se vi interessa, ho un codice sconto che questo se ne volete usufruire, però trovate tutto qua sotto. E poi, ovviamente, gli ulteriori dettagli li vedrete durante il corso del video. Quindi adesso direi che smetto di parlare. Cambiamo inquadratura e partiamo subitissimo. Ok, eccoci qui finalmente sulla mia scrivania e partiamo subitissimo con tutte le brush pen. Tanto le cose che vi dovevo dire ve l'ho già dette nella intro e vi è passata la schermata. Se non avete visto la schermata, per favore andatela a vedere perché ci specifico una piccola cosa. Adesso partiamo con le primissime brush pen, ovvero le mie preferite in assoluto, cioè le Karin Marker. Le Karin Marker sono delle brush pen che ho da un sacco di tempo e con cui mi sono sempre trovata un sacco bene. E questo è il pacchetto, quello grande, con tutti i colori più quelli neon. Esistono anche quelli metallici, per il momento non li ho e non ho intenzione di comprarli perché non mi piace tantissimo, diciamo, il metallico, però adoro tutti questi colori, me li avevano mandati loro un sacco di tempo fa. Le potete trovare su Amazon, sul loro sito, dal vivo, diciamo, purtroppo i negozi fisici non si trovano e da poco ho visto che ci sono anche su Stationery Pal. Queste brush pen mi piacciono tantissimo, sono fatte in questo modo, hanno anche l'inchiostro liquido, ci sono di un sacco di colori, come potete vedere questa è la loro punta. Per vedere tutti gli swatch e la mia recensione la potete trovare sulla mia pagina Instagram, che è qua sotto in descrizione. La recensione è un po' vecchia, però se andate a vedere le mie guide, c'è appunto una guida con tutte le recensioni delle brush pen, degli evidenziatori e anche delle penne. E appunto potete trovarla in quella delle brush pen. Di tutto quello che c'è già la review ve lo dirò e di quello che non c'è vi chiederò se vi può interessare. Poi se avete appunto qualche richiesta particolare o domanda specifica, i commenti sono aperti, potete lasciare tutti i commenti che volete e chiedermi anche tutto quello che volete. Questi video sono apposta. Comunque, a parte questo, queste sono le brush pen, le adoro tantissimo, le uso tutti i giorni e mi ci trovo strabene. Ah, e di queste brush pen, se vi interessa, c'è sia questa scatola grande che una scatola più piccola con i colori base. Comunque adesso andiamo avanti e passiamo alle prossime. Come prossime brush pen vi faccio vedere le Tombow. Di Tombow per ora ho solamente questi colori, dico solo perché esistono tantissimi colori, se non sbaglio sono tipo 120, una cosa del genere, perché ne hanno aggiunti dei nuovi, o comunque sono un centinaio, io ho questi. Adesso vi faccio vedere un foglio con i numeri, perché le Tombow, oltre, siccome ci sono di tantissime sfumature, di tantissimi colori, hanno il codicino, quindi questi sono i codici dei colori che io posseggo, e vorrei tantissimo avere quelle pastel e i nuovi colori perché sono stupendi. Le Tombow a me personalmente piacciono moltissimo, perché hanno un inchiostro molto bello, non trapassano, sono alcune delle pochissime brush pen che non trapassano praticamente mai, perché tendenzialmente quasi tutte le brush pen, tranne queste e un altro tipo che tra poco vi faccio vedere, essendo, diciamo, a base d'acqua, comunque acquerellabili, tendono un pochino a trapassare, e hanno un sacco di colori particolari. Qui, se volete vedere tutti quelli che ho stoppate, così almeno li potete vedere per bene, e quindi questi sono i colori che ho accumulato nel corso del tempo, anche perché le Tombow sono un po' costose, una costa circa 5 euro, tra i 4 e i 5 euro, diciamo che i prezzi si aggirano, poi dipende un po' dal sito e dal negozio. Io personalmente le ho sempre comprate in un negozio di belle arti a 4,50 euro, però potete trovarle in set su Amazon, e su Stationery Pal potete trovare o i set oppure anche singole. Le singole e i set li potete trovare anche su AliExpress, e poi praticamente basta, quindi le potete trovare sia fisicamente che online. Andiamo avanti, e altre brush pen con cui mi trovo molto
molto bene e che mi piacciono molto sono le Ecoline o Ecoline, dipende un po' come si pronuncia. Comunque sono queste brush pen così. Questo è come si presenta il packaging di una singola brush pen. Io ho questo packaging, diciamo, che aveva tutti questi colori, tralasciate le penne random che ci sono. Però sono fatte così, ci sono di un sacco di colori. Anche queste hanno la punta molto bella, però è una punta molto molto più morbida, quindi sono un pochino più difficili tra virgolette da maneggiare, però niente di troppo complicato. Però se siete alle prime armi non vi consiglio di partire da queste, ma magari partire da tipo le Karin oppure le Stabilo, che vedremo tra pochissimo. Stoppate un po' se volete vedere tutti i colori che ho. Eccoli qua, ho tolto quella cosina lì. Questi sono tutti i colori. Non sono tutti quelli esistenti, perché ne esistono tantissimi altri, tipo tutti i colori pastel, che sono bellissimi, e anche altri. Questa è una confezione appunto che era messa insieme e me l'avevano presa i miei genitori su Amazon. Non ho la più pallida idea se le Ecoline si possono trovare su altri siti, io per ora l'ho vista solamente su Amazon. Anche queste hanno tutti i colori. Sul mio profilo Instagram c'è già la recensione, vi ricordo che è in descrizione e lo trovate poi nelle guide, perché l'avevo fatta un po' di tempo fa e le uso anche molto spesso. Non so se ci sono su altri siti, forse su Stationery Pal, però io in prima persona non ce l'ho viste, quindi io vi dico Amazon, e poi purtroppo i negozi fisici, almeno io personalmente, non ce l'ho mai trovate. Se magari voi ce l'avete trovate, fatemelo sapere nei commenti. Comunque niente, queste sono le Ecoline e mi piacciono un sacco. Adesso andiamo avanti e passiamo a questo portapenne che comprende un po' di brush pen. Il portapenne dell'Ecoline è un altro vasetto di quelli dell'Ikea, invece questo è un contenitore per le penne di Primark e l'ho preso un bel po' di tempo fa, quindi non so se c'è ancora. In questo portapenne abbiamo tutte le penne della Stabilo, le brush pen, che hanno questa punta, e secondo me queste sono perfette per chi inizia o è alle prime armi con il lettering, perché sono molto facili da maneggiare. La punta non è troppo grande ed è, diciamo, flessibile il giusto, e ci sono di tutti questi colori. Sto aspettando che ne escano altri perché mi piacciono moltissimo e vorrei anche gli altri colori, tipo quelli pastel, e questi quindi sono tutti i colori esistenti. Queste le potete trovare su Amazon, su Stationery Pal, in alcune cartolerie le potete trovare, ho visto anche in qualche supermercato, quindi le potete trovare sia fisicamente che online, quindi vedete un po' voi cosa preferite fare. Altri brush pen che mi piacciono particolarmente sono queste qui della Faber-Castell. L'unica cosa brutta è che queste costano veramente tantissimo. Io queste qui ce l'ho perché erano in un set che avevo trovato a sconto al Carrefour, tipo. Sono fatte così, questi sono i colori che ho, la punta è questa qua. Tende ad ammorbidirsi tantissimo, però a me piace molto il loro tratto perché non è troppo spesso, quindi per i titoli più fini a me piacciono. E questi sono i colori, le potete trovare sia in negozi fisici che online, tipo appunto l'ho visti ai supermercati e ci sono anche su Amazon. Però ecco, il brutto di queste è che costano veramente tanto i pacchetti, tipo un pacchetto con tutte queste 5, io l'avevo visto una cosa come 20 euro, quindi non lo so. Però queste qui che ho mi piacciono moltissimo. Altre brush pen che sono in questo portapenne, di cui vorrei tantissimo i nuovi colori pastello, sono queste qui della Pentel, che si chiamano Pentel Touch, e sono fatte così. Io per ora ho i colori, diciamo, classici, quindi questi qua, che sono appunto quelli normali, grigio, giallo, arancione, così, insomma, i colori classici. Da un po' di tempo hanno fatto anche di nuovi colori, e sono tutti colori pastel bellissimi, solamente che non ho ancora avuto l'occasione di poterli prendere. E queste qui le potete trovare un po' ovunque, a me erano arrivate da Carta Carta Shop, però le potete anche trovare su Amazon, oppure le ho viste anche su Stationery Pal, su AliExpress forse, non lo so. Ah, e anche di queste qui delle Pentel dovrei aver già fatto la recensione, però è un po' vecchia, quindi non lo so se c'è ancora, quindi dovrei controllare, però nel caso fatemi sapere se vi può interessare. E delle Stabilo ho già fatto la recensione, quindi la trovate nelle guide. Altre brush pen di cui vi ho già fatto la recensione sono le Artline Sticks. Queste le avevo comprate su Amazon, adesso ci sono anche su Stationery Pal, le hanno aggiunte da poco. Non le ho mai viste in negozi fisici, però di sicuro su Amazon e su Stationery Pal le trovate. Vi ricordo che per comprare queste brush pen è stata veramente dura, perché su Amazon erano sempre sold out, quindi nel momento in cui le ho riviste, prese e messe lì, ho detto ok, è il momento, le metto nel carrello e le compro, perché ogni volta dicevo ok, le metto nel carrello, poi le compro, e il giorno dopo non c'erano più, quindi è stata una corsa contro il tempo. Non so ancora se è così perché sono passati un paio di anni, però ecco, mi ricordo che c'era questa corsa per prenderle. Comunque, a parte questo, come vi dicevo, adesso le hanno messe anche su Stationery Pal, e la caratteristica di queste brush pen è che sono fatte a triangolo e poi hanno questa forma tipo Lego che permette di connetterle insieme se volete, e così le potete portare via in un modo più compatto. E che io sappia, per ora esistono tutti questi colori, stoppate per vederli meglio, e anche di questi trovate la recensione sul mio Instagram. Allora, adesso andiamo avanti e vi faccio vedere i Crayola. I Crayola li ho di entrambi i tipi, ci sono questi qua Jumbo, qui c'è una penna intrusa che non ci interessa, però ho questi qui Jumbo che sono i lavabilissimi, quelli per bambini, e hanno la punta grande. Ne ho un po' meno perché personalmente preferisco questi, però il principio, diciamo, è lo stesso, perché ci potete fare lettering e con questi potete ottenere anche dei tratti più sottili. I Crayola sono perfetti per iniziare, se preferite iniziare con un tratto piccolo prendete questi, altrimenti ci sono questi qua più grandi e costano anche pochissimo. Questi io li ho trovati in libreria, pensate, quindi li potete trovare un po' ovunque, e i colori che ho sono questi qui, sto
stoppate per vederli tutti, però mi ritrovo a usarli veramente poco, preferisco molto di più questi qui, perché questi sono i famosissimi Crayola Super Tips, quelli con il bordo bianco. Questi qui li potete trovare su Amazon, Stationery Pal, in alcune librerie fornite, in alcune cartolerie fornite, e ci sono vari pacchi tipo da 12, 24, 50 e 100 se non sbaglio, forse anche uno da 70 e qualcosa. E la cosa bella è che queste sono perfette per fare il lettering, soprattutto per chi è alle prime armi, e ve ne ho già parlato in un post su Instagram, di questi ho la recensione più il post dove vi spiego perché sono perfetti per iniziare, perché praticamente queste vi permettono appunto di ottenere un qualcosa che è molto simile al lettering, qualche colore chiaro tipo boh questo, giallo, così potete usarlo come evidenziatore, potete utilizzarlo per fare disegni, decorazioni varie, insomma potete usarli in tantissimi modi. Costano pochissimo, come vi stavo dicendo, io avevo preso il pacchetto da 100 che se non erro pagai intorno ai 20-25 euro massimo, e guardate quanti colori ci sono, ce ne sono tantissimi, io questi li uso praticamente tutti i giorni e mi ci trovo benissimo. Stoppate se volete dare un'occhiata a tutti i colori e poi andiamo avanti. Adesso passiamo ad alcune brush pen che io adoro alla follia, che sono tra le mie preferite in assoluto assieme alle Karin, ovvero queste qui della Mindliner. Sono le brush pen praticamente che sono il clone, però in versione brush pen appunto, degli Zebra Mindliner, proprio perché è la stessa marca che li produce e li hanno fatti ispirati appunto agli evidenziatori. Queste brush pen mi piacciono tantissimo, anche perché oltre al fatto che io amo i Mindliner, quindi non potevano non piacermi anche le brush pen, sono degli stessi colori, quindi sono perfettamente abbinabili, e poi assieme alle Tambow sono appunto quelle brush pen che non trapassano, o comunque è veramente molto molto difficile che lo facciano, perché non sono troppo pesanti, e hanno il lato appunto brush pen fatto così, molto maneggevole e molto comodo, e l'altro lato è un fineliner, e rispetto a quello degli evidenziatori ho trovato che questi fineliner sono molto più fini e un po' più duri rispetto a quello che c'è sull'evidenziatore. Esistono anche di questi 5 pacchetti che sono appunto i complementari degli evidenziatori, però io ne posseggo solamente 4, mi manca quello appunto dei pacchetti neon, ovvero il pacchetto questo qui che ha i colori fluo pastel, che non ho preso, comunque non ho ancora avuto l'occasione di prenderlo, perché comunque sapevo già che in cuor mio non li avrei usati tantissimo e quindi per ora non li ho presi, però ho tutti questi colori con cui mi trovo benissimo e che uso praticamente tutti i giorni. Trovate già la recensione sul mio Instagram che è qua sotto in descrizione se vi interessa, e con queste brush pen sapete già che mi trovo benissimo e le avete viste in miei tantissimi post e anche in tanti video. Queste qui allora le potete trovare su Stationery Pal, che è dove le ho prese io, ci sono anche su AliExpress, anche qui state attenti che siano quelli appunto della Mindliner perché girano molti dupe. Su Amazon in realtà non l'ho viste, però su Amazon Giappone le potete trovare, in negozi fisici purtroppo no, e quindi basta, sostanzialmente i siti sono questi, quindi se fate un giro online le trovate. Non so se ci sono altri siti che le vendono, se voi li conoscete fatemelo sapere nei commenti. Piccola parentesi, allora nel video degli evidenziatori mi sono dimenticata di farvi vedere questo evidenziatore glitteroso della Zebra Sarasa, quindi ve lo faccio vedere qui, è un evidenziatore glitteroso rosa, esiste anche di altri colori e io l'ho preso dalla cartoleria Masiero, ma dovrebbe esserci anche su AliExpress, e niente, un evidenziatore glitter molto molto carino, perfetto per decorare. Stiamo arrivando alla fine delle brush pen, adesso vi faccio vedere queste che sono della Tambow, e queste si chiamano Tambow Fudenosuke, e ci sono di due tipi, queste qui blu che hanno la tip diciamo un po' più dura, e queste qua verdine diciamo che hanno la punta un po' più morbida, e sono delle brush pen di color nero, sono fatte così, come punta sono simili alle Pentel Touch, questa è molto più simile alle Pentel Touch sia come punta che come morbidezza, e invece queste qui sono un po' più dure diciamo da maneggiare, però sono perfette per fare i titoli più piccoli. Di queste qui hanno fatto anche da poco la versione colorata, che potete trovare su Amazon, potete trovarla su Stationery Pal, qualche negozio di belle arti o cartoleria fornita anche possiede quelle colorate, o comunque anche su AliExpress, quindi anche queste sono abbastanza facili da reperire, sia quelle colorate che quelle di color nero, quindi vedete un po' voi dove preferite acquistarle, però devo dire che queste mi piacciono molto e sono perfette appunto per fare i titoli più piccolini, e per ora purtroppo non ho anche gli altri colori perché non ho avuto l'occasione, però mi piacerebbe molto provarli. Altre brush pen con cui mi sto trovando molto molto bene sono queste qui della Zig, in particolare queste sono le Brushable e ho alcuni colori, ho un po' di tonalità di azzurro, ho un po' di tonalità di marrone, il nero, poi ho il rosa e il viola. Queste qui io le ho prese da Stationery Pal, quindi ve le ho fatte vedere nei miei vari video di Stationery Pal, anche gli swatches eccetera. Non ho ancora fatto una recensione su di loro perché magari mi sarebbe piaciuto avere più colori, quindi fatemi sapere voi nei commenti se volete comunque una recensione dove vi dico come mi trovo con queste brush pens o se preferite aspettare che abbia altri colori. Però queste brush pen ve le ho fatte vedere anche nel mio video preferiti perché mi ci trovo molto molto bene, sono molto morbide, hanno dei bellissimi colori e sono molto belle da usare. Queste qui io in particolare, come vi dicevo, arrivano da Stationery Pal, le potete sicuramente trovare anche su AliExpress secondo me, non le ho mai viste in negozi fisici e su Amazon non lo so se ci sono, non ho mai guardato, però sicuramente ecco su Stationery Pal le potete trovare sia in pacchetti che in diciamo confezioni singole. Adesso passiamo alle ultimissime brush pen di questo video, che sono queste brush pen un po' random. Allora, in particolare abbiamo queste qui che mi erano arrivate, vi parlo di un bel po' di anni fa, forse
4 anni fa dal sito Banggood. Però mi sono rimaste queste, erano una volta 3 brush pen, però mi sono rimaste queste qua e sono le mie primissime brush pen che io abbia mai utilizzato e hanno questa punta. Quindi non so di che marca siano di preciso, le avevo prese da lì e quindi niente, sono queste qua. Poi abbiamo queste 3 brush pen della marca Copic, che è quella che fa i Copic Markers, che sono appunto quei famosissimi pennarelli da disegno o i pantoni, alcuni li chiamano anche così, non so i termini tecnici perché io non so disegnare, non sono assolutamente capace, quindi non lo so, però le ho sempre visti diciamo in video eccetera. E ho queste 3 brush pen. Questa qua è proprio una brush pen con il pennello proprio al posto della punta, che proprio le fibre si aprono, infatti non lo uso granché perché è molto difficile. Però queste qui invece hanno la punta diciamo felt tip, quindi è un po' più rigida, e ce l'ho nella dimensione M ed S. È un bel po' che non le uso, ce l'ho solamente di color nero, però sono fatte così. Ed infine le ultime brush pen che vedrete, quindi anche per concludere questo video, sono queste qua, che sono un po' un dupe delle Tombow o delle Lyra, diciamo che assomigliano un po' a entrambe. Queste sono un po' un dupe delle Tombow barra Lyra perché assomigliano un po' a entrambe, e le aveva trovate mia mamma a un negozio di cinesi, non so di preciso, questa dovrebbe essere la marca, sono fatte così. E per ora posseggo questi 3 colori sui toni del rosa e hanno la doppia punta fatta così. Questa vedete è molto simile alle Tombow e dall'altra parte c'è il fine liner. Le ho utilizzate un pochino per ora in questi giorni e devo dire che non sono male, quindi approvate, e non costano neanche tantissimo, quindi sicuramente prenderò anche altri colori per provarli e a breve vi farò la recensione. Quindi allora, queste erano tutte le mie brush pen che avete visto nel video e spero che vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura così ci salutiamo. Quindi, allora, questo era il video con tutta la mia collezione di brush pens. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi abbia tenuto compagnia e che vi sia stato utile, così almeno sapete adesso dove potete trovare tutte queste cose. Se avete poi qualsiasi tipo di domanda, ovviamente non esitate a commentare o a scrivermi su Instagram, come sapete io rispondo sempre. Vi ricordo che in descrizione potete trovare i link utili, come vi dicevo, ovvero Amazon e Stationery Pal, ad esempio. Mi raccomando anche di seguirmi su Instagram se già non lo fate, perché ci posto tutti gli aggiornamenti in tempo reale inerenti ai video, sondaggi e tutte cose di questo genere. Se poi il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, commentate e fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro prodotto preferito di questo video, o se magari c'era proprio il vostro prodotto preferito in assoluto di questa categoria. Iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e azionate le notifiche per non perdervi i futuri video e i futuri episodi. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.